sta registrando, spero. Sì. Ok, non l'avrebbe mai detto nessuno che qua sul mio canale ci sarebbe stato un video di un impianto a fune al chiuso. Visto che nemmeno io prima di venire qui a Oslo in Norvegia avrei mai pensato di fare un'esperienza di questo tipo in questa seggiovia. C'è un bel doppio effetto che si chiama Snow qui a Oslo in Norvegia, che è una poma che sembrerebbe anche abbastanza recente, tipo di pochi anni fa. È assurdo, e questo fa capire come gli impianti a fune possono essere impiegati anche al chiuso. Si può vedere lì che ci sarebbe anche un altro ski lift, ma è fermo. Comunque, se volete visitare questo posto, io vi dico subito che se venite in aereo a Oslo come me bisogna noleggiare sci, scarponi e tutto. È un totale di 50-60 euro. Fa veramente impressione sciare al chiuso. Io sarei anche andato a Oslo Winter Park, ma che è all'aperto, ma non c'avevo tempo. È incredibile sapere che gli impianti a fune hanno una loro utilità anche al chiuso. Eccoli tutti, lì ci sono tutti i condizionatori che vanno come al palaghiaccio. Tra l'altro è anche abbastanza lunga sta seggiovia per essere al chiuso.
Come vedete ci sono tutte le immagini delle montagne per rendere un po' più l'idea di star sciando, perché uno forse fatica a rendersene conto che sta sciando al chiuso, però gli sci ce l'abbiamo. Fa veramente impressione.